Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Come sapete, da tempo ormai è di moda presentare il libro del generale Vannacci, Il mondo al contrario, come un punto di riferimento del pensiero critico, antisistemico, di protesta contro la globalizzazione neoliberale, ma come più volte ho detto, e l'ho preciso anche ora, si tratta di un libro che è davvero poco critico verso il sistema dominante. Ora io mi pregio di essere tra coloro i quali difendono la libertà di espressione di tutti e quindi anche del generale, e sono contro ogni forma di censura. Il generale ha il sacrosanto diritto di dire ciò che dice, anche se poi mi permetto di dire ciò che dice nel suo libro il generale è per lo più mediocre e in molti casi anche totalmente affine alla logica del sistema dominante. A questo riguardo c'è un passo tra i tanti che voglio evocare a proposito dell'andamento ultrasistemico del libro del Vannacci, che è la questione della decrescita. Il libro di Vannacci è un libro contro la decrescita, contro la touche sostanzialmente. Non so se il generale abbia letto la touche, in ogni caso il suo libro prende di mira la decrescita, quella decrescita che in Francia ha come proprio punto di riferimento il pensiero filosofico-economico di Serge Latouche, in Italia c'è Pallante, insomma ci sono tanti autori che vanno letti e discussi. Il generale Vannacci, più che discutere e leggere, stronca, si dice contro la decrescita ed è del tutto a favore della crescita, ed è questo il classico ordine del discorso del capitalismo che mira alla crescita infinita, l'amor infiniti del capitale, l'idea di una crescita senza limiti. Latouche dice bene che questo è il fanatismo dell'economia di mercato, pensare la crescita infinita in un ecosistema finito. È il dogma fondamentale del mondo capitalistico e lo trovate pienamente abbracciato anche dal generale Vannacci, che non si capisce davvero a che titolo venga presentato come un autore critico verso il sistema che invece nei punti essenziali sostiene appieno.